Buonasera, buonasera e bentrovati dal ristorante Il Domiziano di Villa Verucchio, terza edizione del Premio Sport Valmarecchia. Buonasera Chiara Ronca. Buonasera Roberto, benvenuti a tutti, mi sembra sempre più numerosa, giusto? Direi proprio di sì. Tante società, fatevi sentire con un applauso iniziale a voi che siete qui questa sera per l'edizione 2016 del nostro premio, un premio che è nato proprio qui da un'idea che ho avuto insieme al proprietario del Domiziano, Andrea Vignali, che chiamerei al mio fianco. So che è in giro per i tavoli per salutare tutti. Ecco Andrea, raggiungimi qua perché è stata proprio da una chiacchierata qui in uno di questi tavoli che è nata questa serata. Una serata che è stata voluta proprio per dare risalto alle realtà sportive del nostro territorio, del territorio della Valmarecchia. Buonasera Andrea, ben trovato. E quindi era giusto, visto che è nata qua, poi farla qui. Io devo ringraziare voi perché veramente siete bravissimi a mettere in piedi una serata, una festa come questa. Ci sono qua 170 persone, penso che veramente sia una cosa eccezionale. E mi auguro che comunque questo è il terzo anno e quindi di poter portare avanti questa, diciamo, questa festa, questa tradizione, chiamiamola così, ancora per altri anni. Per tanti altri anni, speriamo, insomma, visto che poi sull'onda di questo premio è nato il premio Sport Valconca, per valorizzare anche la Valconca, e poi il premio Sport Rimini, insomma, quindi, però tutto è nato qua, è nato da una serata proprio qui al Domiziano. Rimani qui con noi perché chiamiamo anche le autorità presenti questa sera. Allora iniziamo con la padrona di casa, quindi con l'assessore allo sport del comune di Villa Verucchio, Eleonora Urbinati, che ci raggiunge sul palco. Buonasera assessore, ben trovato. Buonasera, grazie mille. Benvenuti a tutti, è un piacere ospitarvi per il terzo anno a Verucchio. Io voglio ringraziare tutti voi per l'impegno, la dedizione e la costanza che ci mettete nelle vostre attività. Davvero, grazie mille a tutti voi. Grazie, rimanga qui con noi perché chiamiamo il sindaco di Sant'Arcangelo, Alice Parma. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, è il terzo anno che vengo, quindi dall'inizio. Ringrazio tutte le società, soprattutto quelle di Sant'Arcangelo, ma diciamo che anche le altre sono ben volute. In questa valle che ci vede uniti c'è anche il sindaco di Nova Feltra qua e quindi siamo tutti insieme. Volevo solo ringraziare per i risultati raggiunti da tutti, risultati molto, molto importanti quest'anno soprattutto. Massima responsabilità nei settori giovanili, lo dico sempre perché sono fondamentali in tutte le società, e ringrazio anche e soprattutto per la Consulta dello Sport che ha realizzato una festa incredibile quest'anno e quindi vi ringrazio di cuore. Parliamo della caccia allo sport, che tra l'altro abbiamo seguito sempre come Icaro TV, come Icaro Sport, ed è stato in effetti, devo dire, complimenti perché è stata davvero una bella trovata, un pomeriggio che tra l'altro abbiamo passato insieme, molto purtroppo, molto... Direi purtroppo, però va bene. Grazie, sempre carinissima, però molto molto divertente. Grazie sindaco, non so se vuole andare, no sto scherzando, l'abbiamo strappata a Sant'Arcangelo dei Teatri in via del tutto eccezionale, cercheremo di non far più capitare la concomitanza che sono già due anni, mi sembra. Chiamiamo il sindaco di Nuova Feltria, neoeletto tra l'altro, Stefano Zanchini. Buonasera sindaco, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio per la partecipazione. Per me come neo amministratore è il primo anno, spero che duri, no? Come si dice. Vi ringrazio perché questa è la dimostrazione, no, che lo sport ha un valore sociale, un valore educativo importante. Questo è il valore maggiore, no, che dobbiamo cogliere da questa anche manifestazione. Grazie a tutti quindi dell'invito, grazie. Grazie a voi, vi faccio accomodare per il momento, ma tra poco vi richiamerò poi per le premiazioni. Voglio anche salutare, non so se riuscirà a raggiungerci, il sindaco di San Leo, Mauro Guerra, che purtroppo ha avuto un imprevisto proprio dell'ultima ora, però forse insomma ha detto che se dovesse riuscire a liberarsi, insomma, verrà
sarà qui con noi per festeggiare. Intanto noi iniziamo con le premiazioni. Chiara, allora, è la società di punta a livello professionistico del territorio della Valmarecchia. Parliamo del Sant'Arcangelo Calcio 1926. Chiamiamo a ritirare il premio il presidente Roberto Brolli. Quinta salvezza di fila in Lega Pro, iscrizione già fatta, diverse operazioni portate a termine, a iniziare dalla scelta dell'allenatore Michele Marcolini, staff tecnico completato, insomma state già lavorando a pieno ritmo per la stagione 2016-2017. Ma purtroppo nel calcio non ci si ferma mai, quindi si lavora 365 giorni all'anno, quindi abbiamo ricominciato nonostante diverse difficoltà, perché la categoria per Sant'Arcangelo è una categoria importante e lo vediamo a tutti i livelli, quindi noi cerchiamo di dare il massimo, stiamo facendo sacrifici importanti, però oggi abbiamo ricominciato, abbiamo iniziato oggi, tre giorni a Sant'Arcangelo, lunedì vanno in ritiro e per allacciarmi a quello che diceva il nostro sindaco prima, noi quest'anno portiamo sei ragazzi del nostro settore giovanile, gli allievi, li portiamo in ritiro con noi, quindi ci sarà un futuro importante per loro e quindi questo per noi è un motivo di vanto e di orgoglio per, credo, per una società come Sant'Arcangelo. Ecco, al momento attuale io dico purtroppo, perché poi sarebbe bello invece averne di più, però insomma rischiate di essere l'unica realtà calcistica tra i professionisti del territorio romagnolo, ovviamente poi dopo bisogna andare a Cesena, insomma, per avvicinarsi, per avere l'altra realtà più vicina. Sì, purtroppo sì, perché per noi non avere Rimini in questa categoria credo che sia una sconfitta per tutto il calcio professionistico. Ma lo dico perché, vabbè, io ovviamente tifo per il Sant'Arcangelo, però il mio lavoro è a Rimini, la mia vita si è svolta quasi tutta su Rimini e noi a dover andare a fare una trasferta la più vicina l'avremo a 100 chilometri, perché al momento attuale no, andremo a Modena, a Reggio Emilia, andremo a Ancona, non è facile, quindi oltre a perdere un derby importante ci viene a mancare quel motivo così di rivalità frasportiva che no, nel mondo dello sport è importantissimo. Quindi sono dispiaciuto per diversi motivi, non so cosa è successo in queste ore, però credo che il Rimini non ce la faccia e soprattutto anche per quelle famiglie che avevano i ragazzi lì e quindi credo che occorra dare delle risposte perché comunque sono ragazzi fra l'altro anche molto bravi e hanno rimesso in piedi un settore giovanile negli ultimi anni che non era facile, insomma. No, speriamo la situazione possa risolversi, però parliamo di Sant'Arcangelo, è una serata di festa ed è giusto premiare con il sindaco Alice Parma, quindi il presidente del Sant'Arcangelo Roberto Brolli e ovviamente tutta la società, un applauso alla squadra e alla società gialloblu. Grazie sindaco, sì, forza Sant'Arcangelo, dice il sindaco, ma chiaramente. Rimaniamo a Sant'Arcangelo, entrando questa sera al Domiziano abbiamo potuto ammirare alcune delle splendide auto della scuderia HF per la capacità di dare continuità ad un'attività che ci fa rivivere emozioni di un tempo perduto e per la puntuale organizzazione di eventi premiamo proprio la scuderia HF. Ritirano il premio Stelvio Rossi, vicepresidente, e Sergio Zaghini, consigliere. Buonasera, buonasera, ben trovati. Buonasera a tutti, niente, noi siamo qua, rappresentiamo un club di Sant'Arcangelo di auto storiche, abbiamo anche una squadra che fa delle gare di regolarità, anzi approfitto di salutare e di dire che abbiamo un equipaggio, Gianluca Masselli e Ioli Francesca che sono in testa al campionato regionale Nord, che ci dà dei ottimi risultati. Molto bene, tante iniziative anche organizzate, una proprio anche mercoledì sera a Rivabella, no? Sì, è stata bellissima, abbiamo mangiato al mare, tutte le nostre macchine esposte, tantissima gente, tante foto, molto bello veramente. Molto bello, grazie, perché come il sindaco Alice Parma, che richiamiamo qua, non la facciamo mangiare perché tante, sono tante società di Sant'Arcangelo, allora...
Facciamo consegnare il premio al sindaco. Ecco, le vostre auto sono sempre il contorno di questa nostra manifestazione, perché sempre all'ingresso. Abbiamo iniziato con le nostre auto di fuori e finiremo mai con le nostre auto di fuori. Mai, perché questa è una bellissima festa che tutti gli anni la fate e noi ci siamo. Grazie mille, grazie. Ecco qua, foto di rito anche, grazie alla Scuderia KF per l'attività di formazione ed educazione di giovani tennisti svolta sul territorio e per i risultati importanti a livello regionale. Parliamo di 3 podi, 2 secondi posti ed 1 terzo posto. Premiamo il Tennis Club Valmarecchia. Ritira il premio il maestro Patrizio Remondeghi, responsabile tecnico del club, che viene accompagnato dai suoi ragazzi e forse anche da una... da un personaggio, da una sorpresa, vero Patrizio? Una sorpresa. Buonasera, benvenuto Patrizio. Eccoci qua. Un applauso intanto per questi giovani tennisti che sono davvero già una bella realtà. Aspettiamo che arrivino. Intanto Patrizio, sono sommerso. Ecco qua, ecco qui. Facciamo, perché siete tantissimi. Venite, perché poi mi raccomando, la nostra Lara in regia. Facciamo, inquadriamo bene soprattutto loro che sono i grandi protagonisti di questa serata. Patrizio, allora, diciamo la sorpresa che è qua, la vediamo adesso, cioè non è che ci voglia molto, insomma. Buonasera, ben trovata. Grazie, buonasera a tutti. Io, per presentare tutti i ragazzi, anche i risultati, ti cedo il microfono, perché so insomma che sei bravissimo anche in questo, quindi mi posso fidare, ti cedo il microfono e ci racconti tutto tu. Benissimo, benissimo. Intanto la sorpresa, se non l'avete riconosciuto, è Adriana Serrazanetti, che collabora con noi, che è stata 38 al mondo. Bene, passiamo ai ragazzi. Allora, prima di tutto vorrei parlare dei 2 ragazzi che oggi non ci sono, ma che sono il primo nostro frutto di questo lavoro di questi anni, che sono frutti che sono nati nel nostro circolo e che adesso già sono in classifica mondiale. Cristian Carli, che è proprio qua di Torello, che è 890 al mondo, 19 anni, e Lucia Bronsetti, che è proprio di Villa Verucchio, 17 anni e 923 al mondo. E poi, bravi, e poi parliamo dei nostri ragazzi. Allora, quest'anno con la squadra Under 10 è mista, e l'anno passato siamo arrivati primi, quest'anno siamo arrivati secondo, quindi venite ragazzi dell'Under 10 mista. Vi presento Nathan, Felipe, Simone, Raimi, Sofia, Giulia e Ludovica. E poi manca Giulia Galvani e... manca qualcun altro? No. E poi passiamo alla squadra Under 12 femminile, che sono arrivati terzi in regione. E pensate che il nostro circolo, che è una piccola realtà, è una delle poche squadre, dei pochi circoli, diciamo, che è riuscito ad arrivare in fondo in quasi tutte le competizioni. Loro sono arrivati terzi in regione, ma dando un anno di vantaggio, hanno solo 11 anni. Giulia è già passata metà anno, 4-1, con 11 anni, che è una classifica molto, molto alta. E poi, per ultimo, i ragazzi dell'Under 12 maschile, che hanno sorpreso pure noi, venite, Edo Clementi, Jacopo, Martino e Semi, sono arrivati secondi in regione, anche loro. Questi ragazzi stanno andando molto bene, pensate che Semi ha vinto già quest'anno 4 tornei, Edo ha vinto 3 tornei, Jacopo ne ha vinto 2, quindi sono il nostro... E faremo adesso, tutte queste squadre faranno la fase, diciamo, nazionale. E le femmine a Livorno e i maschi a Bologna. Grazie, non avevo dubbi, Patrizio. Allora, in assenza del vostro sindaco, chiamo la padrona di casa, quindi Eleonora Urbinati, assessore allo sport del comune di Villa Verucchio, per la consegna del premio. La nostra Chiara Ronca la consegna all'assessore. Voi due, ecco qua, ecco, sì, sì. Anche perché è un piacere consegnare a una grandissima tennista che abbiamo apprezzato, ammirato in campo, adesso come maestra invece, come istruttrice la possiamo apprezzare. Grazie a tutti, grazie e complimenti per questo splendido lavoro
che state operando sul nostro territorio, il Tennis Club Valmarecchia. Andiamo avanti con un'altra realtà davvero molto importante, come tutte quelle che sono presenti questa sera, altrimenti non sareste qui. È sempre impegnata nella formazione di giovane leve, in questo caso dell'atletica, e in gare podistiche. Il suo settore atletica ha avuto un incremento esponenziale in questi ultimi anni, tant'è che ci sono ben 12 tecnici FIDAL a disposizione della società. Parliamo di circa 150 iscritti, dagli esordienti ai master. Parliamo ovviamente dell'atletica Rimini Nord, che mi può raggiungere intanto con il dirigente Stefano Peroni, con Max Salvi, responsabile tecnico della squadra atletica, Ismail El Ousoufi, spero ai Sufi, perfetto, podista e tecnico mezzo fondo, il promettente atleta Samuele Nicosia, che nei 400 ostacoli aveva ottenuto anche il minimo per gli europei di Tbilisi, quindi complimenti per questi risultati. Allora, io non so se mi volete raccontare voi, perché io in scaletto ho altri importanti risultati, ma farei parlare più voi per presentarci la vostra realtà. Sì, dunque, innanzitutto vorrei dire che se c'è l'atletica Rimini Nord Sant'Arcangelo è per merito di un personaggio che purtroppo è scomparso 2 settimane fa, Gaetano Petrizzo. È stato lui che ha praticamente cercato in tutte le maniere di fare la pista di Sant'Arcangelo circa 13-14 anni fa. Abbiamo cominciato praticamente nell'atletica quasi da zero, abbiamo cominciato, c'erano 5-6 bambini e poi piano piano, con l'aiuto soprattutto dei tecnici, siamo arrivati a una società di livello addirittura nazionale e anche internazionale, anche perché abbiamo anche atleti di livello internazionale come la Devi Molly, una scozzesina che si allena da noi, che è in nazionale nella Gran Bretagna. Abbiamo anche diversi atleti, l'anno scorso abbiamo vinto un titolo italiano cadetti nel disco. E molti atleti sono a livello nazionale, abbiamo anche qui Samuele Nicosia nei 400 ostacoli, ha fatto il minimo per i campionati europei di Tbilisi che si sono proprio in programma in questi giorni, purtroppo aveva il quarto tempo e ne dovevano portare solamente 2, però è al secondo anno allievo, ha solamente 16-17 anni e quindi ha tutto il tempo per rifarsi. Oltre a loro noi curiamo moltissimo, ci teniamo tantissimo al settore giovanile, dalla prima elementare fino alla terza media, prima era il superiori, abbiamo moltissimi atleti e soprattutto il merito di questa società che si sta crescendo sempre di anno in anno è soprattutto merito degli allenatori. Io sotto di me ho 12 allenatori, tutti tesserati FIDAL, tutti hanno fatto il corso brevetto della FIDAL, uno di questi è anche Ismail El Ousoufi, che è il tecnico di mezzo fondo e anche podista. Poi abbiamo il dirigente, diciamo due parole al dirigente, se vuole parlare. Il dirigente non è uno sportivo perché non corre, impegno il tempo libero per aiutarli in quelle che sono le gestioni, le pratiche, i rapporti col comune che sono anche buoni e con le altre società. A Sant'Arcangelo per fortuna siamo in un centro sportivo dove c'è una collaborazione col calcio, dove c'è una collaborazione col basket, dove c'è una collaborazione con il tennis e è un centro sportivo che speriamo che cresca sempre di più perché ci aiuta e questa è la cosa che a me ma anche a noi penso tutti interessa di più, e cioè dare ai giovani la possibilità di passare il tempo nel fare dello sport e impegnare il loro tempo in qualcosa di positivo. Dopodiché l'atletica Rimini Nord esiste perché ci sono degli istruttori che sono quelli che hanno una gran passione e fanno un gran lavoro con i ragazzi, che è la cosa più importante. E anch'io mi scuso, mi ripeto, ma Petrizzo Gaetano è una persona sì che ha fondato insieme ad altri, ma principalmente l'atletica Rimini Nord, ma non solo per l'atletica Rimini Nord, molte delle società che sono qua hanno usufruito, usiamo questo termine, del suo impegno e sono cresciuti anche con parte del suo impegno nell'atletica e nello sport di Rimini, perché è una persona che ricorderemo nel tempo, ecco.
Grazie, so che c'è anche qualche iniziativa che avete in mente, non svegliamo niente, insomma, tempo debito poi sarà appunto annunciata dalla vostra società. Ismail, tu sei uno dei tecnici ma anche uno degli atleti, quindi insomma sicuramente doppio ruolo e quindi diciamo che sei proprio la personificazione dell'atletica Rimini Nord. Che dire, io ho cominciato da piccolino, quando avevo 13 anni, come un atleta. Mano a mano nel tempo ho fatto anche io il brevetto, sono diventato uno dei tecnici, mi diverto tantissimo ad allenare i tecnici, i ragazzi, in più sono anche nel settore podismo, un ambiente meno conosciuto però con tanta gente, amatori che si divertono a correre, stiamo andando bene, speriamo di andare ancora meglio e di portare tanti ragazzi ad alti livelli. Allora Samuele, abbiamo detto avevi centrato il minimo per gli europei, purtroppo insomma c'è qualcuno che ha fatto poco, proprio pochissimo meglio, però insomma un appuntamento che ti auguriamo rimandato. Sì, cosa devo dire? Samuele, sì. Ah ok, non lo vuole raccontare, magari per timidezza, però insomma raccontaci allora Samuele, il tuo sogno nel cassetto. Tra poco, tra l'altro, secondo me stanno partendo un'edizione, magari potrebbe essere quello, non lo so. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello fra qualche anno di entrare in un gruppo sportivo cercando di inserirmi nella nazionale e diventare un campione, come si dice. E magari fare anche quelle Olimpiadi che inizieranno tra poco, no? Chi lo sa. Va bene, lo so, vedo della scaramanzia. Il sindaco Alice Parma per la premiazione dell'Atletico Rimini Nord, con grande piacere, ecco qua, ecco ai ragazzi, giusto? Foto diritto da parte del nostro Giuseppe Colonna, questa sera anche fotografo della serata, fotogallery su newsrimini.it. Grazie, in bocca al lupo e complimenti per la vostra attività e anche per aver ricordato Gaetano Petrizio, che è un personaggio che sicuramente ha un grandissimo credito nel mondo sportivo riminese, insomma di tutto il territorio, non solo per quanto riguarda atletica e podismo. Restiamo in tema proprio di atletica e podismo, la Notte Rosa è già da qualche anno tempo di Corsa Rosa con la Rimini Verucchio che il 2 luglio scorso ha vissuto la sua 33esima edizione. Grazie al Golden Club Rimini che organizza questo prestigioso evento, ritira il premio Johnny Schieratura, presidente del Golden Club, insieme a lui Federica Moroni che è vincitrice tra l'altro della Corsa Rosa 2016, chiudendo, pensate, 13esima assoluta, quindi insomma con un tempo di grandissimo rilievo. Allora il Golden Club con Johnny Schieratura e questa grande campionessa, e se ci vuole raggiungere anche qualcun altro del Golden, venite di corsa voi che siete puristi, così ecco qua, ovviamente si devono districare tra i tavoli, dicevamo tantissima gente questa sera al Domiziano. E buonasera Johnny, buonasera. Buonasera e complimenti. Grazie. Allora, iniziamo Johnny da raccontare un po' questa competizione che è un po' uno dei vostri fiori all'occhiello, ma è una delle diverse competizioni che organizzate nell'arco dell'anno. Noi parliamo di quella nello specifico perché è quella del territorio della Valmarecchia. Sì, territorio Valmarecchia, 33esima edizione come detto. Nel contesto della Notte Rosa l'unica manifestazione che parte diciamo dal mare e arriva nell'entroterra e colora di questo colore rosa, qualcuno non è magari lo sente, però l'hanno sentito da lontano fino a Verucchio, e per partecipare a questa manifestazione sono venuti perfino dall'Oriente, ma non Oriente vicino, parliamo di Hong Kong, ma parliamo anche di America Latina, di Brasile, paesi nordici come Germania, Norvegia, un po' da tutto il mondo sono venuti. Quest'anno è stato un incremento di partecipazione e quindi abbiamo lavorato, penso, nei canali giusti per portare gente a Rimini e nel nostro entroterra con un evento sportivo che va al di là dell'evento sportivo, perché è anche turismo, è gastronomia, conoscenza del territorio. Anche se noi non ci occupiamo solo di questo, come hai detto tu, formiamo anche noi giovani atleti, e qui poi quest'anno c'è stata la ciliegina sulla torta con la vittoria di Federica Moroni che è qua vicino a me, ha vinto anche la maratona di Rimini, è piazzata in tante manifestazioni di vertice in campo nazionale,
e vincitrice anche del campionato italiano WISP di maratona e tanti successi che poi adesso vi svelerà la prossima maratona, non ve lo dico io, ci stiamo allenando, vero Federica? Sì, un po' caldino per allenarsi adesso, però ci proviamo. Sì, dai, direi che lo sport è sempre consigliabile per tutti, per i bambini, per gli adulti, soprattutto perché sicuramente è un campo sano dove si può gustare la compagnia e essere sicuri che i propri figli sono al posto giusto. Diamo anche un consiglio ai vostri colleghi podisti, a chi come te, insomma, adesso non correrà veloce come te perché, insomma, sei davvero una scheggia, perché tredicesimo assoluto, beh sì, sì, lo dico io, sì. Io ho iniziato 2 anni fa così per gioco e quindi sono proprio la testimonianza vivente che se uno si impegna un po' e gli piace e vuole star bene, può riuscire. Io a volte mi guardo da fuori e dico, ma sono io? Quindi nessun risultato eccezionale, soltanto un po' di passione, costanza e tanto divertimento. E anche tanto allenamento, Johnny? Sì, assolutamente allenamento e professionalità, perché lì dice passione, ma ci mette anche professionalità, perché giorno dopo giorno sta costruendo una carriera sportiva. Forse se iniziava qualche anno fa, l'avevamo vista agli europei e forse probabilmente disputava l'ultima Olimpiade, però è iniziato poco fa e quindi ci divertiamo così. Magari per la prossima Olimpiade, no? Ogni scarafone è bella mamma sua, si dice. Sì, sicuramente, va bene, grazie. Va bene, chiamo l'assessore allo sport, Eleonora Urbinati, per la consegna del premio. La nostra Chiara Ronca consegna all'assessore, che consegna a Johnny, la nostra grande campionessa. Facciamo ancora un applauso sia a Johnny Schiaratura che ovviamente a Federica Moroni. Complimenti per questi grandi successi. Ecco, foto di rito anche in questo caso e grazie al Golden Club Rimini. Grazie, grazie Johnny. No, dimmi. Devo consegnare una cosa, mi ho dimenticato là. Ah, la medaglia alla Notte Rosa, se aspetti un minuto. Va benissimo. Allora, intanto andiamo avanti con le premiazioni, poi appena arrivi ti chiamo io. Perfetto, appena ti vedo pronto, sì. Non si dice mai no alla medaglia, soprattutto non conquistata sul campo, da parte mia, perché sarebbe una cosa davvero problematica per me. E allora, andiamo avanti perché parliamo di una società che ha fatto sognare un intero paese vincendo il Girone R Rimini di seconda categoria, centrando così il salto in prima, ma anche progetti importanti in tema di settore giovanile. Per la prima volta, per esempio, schiererà nel prossimo campionato, nella prossima stagione, una formazione junior. Stiamo parlando ovviamente della Vis Nova Feltria, che invitiamo qui sul palco. Ritirano il premio il vicepresidente Giuseppe Manarelli ed il segretario Mirko Sebastiani. Eccoli qua che arrivano. Buonasera, bentrovati, ancora complimenti. Vi abbiamo già premiato più volte, giustamente, perché meritatissimi questi premi durante calcio d'estate. Sì. Torniamo volentieri. Sì, fa sempre piacere ed è un piacere per noi anche sottolineare un po' questa vostra impresa. Allora, iniziamo con il vicepresidente nel raccontare, insomma, dei mesi che sono stati, dei mesi davvero in cui, io dicevo, un intero paese si è riunito attorno a voi, ed è un paese importante della nostra Valmarecchia. Sì. Finalmente quest'anno abbiamo vinto il campionato, abbiamo fatto una grandissima bella festa, il paese era tutto coinvolto con noi, quindi quest'anno abbiamo fatto dei rinnovi, abbiamo fatto un presidente nuovo, quindi avremo, diciamo, delle chance migliori come, diciamo, acquisti di giocatori eccetera, quindi non dico altro, speriamo che Dio ce la mandi bene. Abbiamo di nuovo adesso qui il segretario che parlerà del resto della situazione. Ci pensa allora Mirko, ricordiamo Thomas Grazia, il nuovo presidente, eletto proprio qualche giorno fa. Allora, raccontiamo un po', perché dicevo, siete una realtà in fermento e non solo per questo prestigioso risultato, ma anche proprio perché state lavorando e sodo anche per rafforzare il settore giovanile. Sì, ovviamente la vittoria del campionato ci ha dato anche un po' quella carica, quegli stimoli per cercare di fare meglio anche il prossimo anno, sia rafforzando quella che è la prima squadra, ma anche con progetti importanti che riguardano soprattutto il settore giovanile. Qui in parecchi prima hanno parlato di quello che è il valore dello sport e soprattutto dei giovani. Anche noi dal prossimo anno, grazie anche alla collaborazione con la società Nuova Feltria Calcio
al presidente Ricci Ivan, che comunque ringraziamo. Dal prossimo anno, ecco, schiereremo tre formazioni del settore giovanile, juniores, giovanissimi e allievi. Quindi per noi questo è sicuramente, era un obiettivo che abbiamo sempre avuto da quando siamo nati, e finalmente dal prossimo anno siamo riusciti a raggiungerlo. Benissimo, complimenti. Chiamiamo il sindaco Stefano Zanchini per la premiazione. Insomma, sindaco che ha portato fortuna, perché è appena arrivato, si è già ritrovato, insomma, quella della squadra subito. Emozione. È stata subito festa. Allora, anche a beneficio di camera e di la targa dall'altra parte, ok, così si vede anche la società anche per la nostra photo gallery. Complimenti e in bocca al lupo per la prossima stagione alla Vistova Feltria. Grazie, alla prossima occasione. Johnny, vieni, torna qui, perché insomma una medaglia consegnata a me, insomma, ci vuole un po' di coraggio anche per consegnarla, quindi ringrazio Johnny per questo. Vieni Johnny, la volevi consegnare a qualcun altro, all'assessore? Ok, vediamo, non so che cosa stia architettando. Ah, ecco, sì, ecco. No, visto che facciamo una premiazione speciale e abbiamo qui il sindaco, l'anno prossimo, non lo diciamo alla Saba. Scusate la gaffa, l'assessore del comune di Verucchio, consegniamo la medaglia rosa all'anchorman Roberto Bonfantini, che se lo merita, visto lui premia noi e noi vogliamo premiare lui, la medaglia rosa che si sono portati in tutto il mondo, ce l'hanno a Hong Kong, in Nuova Zelanda, in Brasile, quindi facciamo un abbraccio a Bonfantini. Sì, poi dopo ti mandiamo a sedere e continuiamo la serata. La medaglia, foto di Nito. Quindi l'applauso te l'hanno fatto, no? Facciamogli un applauso a Bonfantini. Adesso mi siedo io, ti siedi te, mi siedo io. Ma guarda, quasi quasi andrei a mangiare volentieri, perché sto vedendo passarmi sotto di piatti che, insomma, sotto lo sguardo, che mangerei volentieri. Grazie Johnny, grazie assessore, grazie. Ha avuto l'onore, assessore, di premiarmi, cosa che non farà mai nessuno, quindi prima e ultima premiazione. Andiamo avanti, perché da qualche anno si occupa nelle palestre, nelle scuole della Vallata di formare i cestisti in erba. Parliamo della scuola mini basket Valmarecchia. Ritira il premio il responsabile tecnico Augusto Braschi, che è proprio qua vicino alla telecamera. Attenzione, posizione privilegiata. Buonasera Augusto. Buonasera, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, raccontaci un po' la vostra attività, anche i prossimi progetti, perché insomma so che siete sempre in fermento. No, è un piccolo centro mini basket che è nato a Poggio Berni su richiesta specifica del comune di Poggio Berni di Poggio Toriana, per ampliare la gamma di sport di quel comune, che avevano solo il calcio, diciamo. Quindi è nata questa idea, e poi c'è una collaborazione con altri piccoli centri della Valmarecchia fino a Nuova Feltria. Quest'altr'anno sarà una collaborazione quasi strutturale con Nuova Feltria, e sono 2 anni e abbiamo fatto 60 bambini a Poggio Berni, che per Poggio Berni è un successo strepitoso, e tutto qua praticamente. Dicevo, grande attività anche a livello educativo, anche nelle scuole, perché so insomma che lavorate anche nelle scuole. Sì, andiamo nelle scuole di Poggio Toriana, e praticamente tutte le classi, adesso non hanno tantissimi bambini, però ci andiamo. Benissimo, allora chiamo Alice Parma, che non vedo più, eccola qua, perché giustamente ha talmente tante società che ogni tanto dedica un po' di tempo anche in questa sera, oltre che in tutto il resto dell'anno, per le sue realtà. Grazie e complimenti alla scuola mini basket Valmarecchia. Grazie Augusto, grazie sindaco. Andiamo avanti mentre il sindaco chiacchiera, intanto va avanti. È una di quelle realtà che investono tutte le energie nel far apprezzare ai più giovani uno sport che dalle nostre parti ha grandi tradizioni. E per farlo, già da qualche anno questa società si avvale della collaborazione di un vero e proprio monumento di questo sport. Lo sport è il baseball, il monumento è Mike Romano. La società
e il Rimini 86 Baseball. Ritirano il premio il responsabile del settore giovanile, nonché rappresentante tecnico della nazionale italiana categoria cadetti, Simone Perazzini, e proprio il suddetto monumento Mike Romano, che è manager della prima squadra e supervisore del settore giovanile. Eccoli qua che ci raggiungono sul palco. Buonasera Mike, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, iniziamo dal monumento, perché so che tutte le volte Mike ride perché è una persona umile, nonostante sia davvero un grandissimo del baseball italiano e mondiale. Buonasera Mike. Buonasera a tutti, grazie per questa invita e speriamo che finisci bene tutti, che bevetti tutto quello che c'è sulla tavola, se no passiamo noi e le portiamo a campo di baseball, che serve molto. No. Scherzando, scherzando. L'acqua, non dicevi l'acqua? L'acqua che rimane serve al campo. Tanto siamo una società, una squadra di 30 anni quest'anno, mi sembra, che fai l'anniversario. E io sono qui 3 anni, questo è il terzo anno con la squadra e seguo le squadre più grandi, le squadre C. E il campionato, diciamo che stiamo andando buonino quest'anno, un po' meglio di quella degli anni precedenti. Siamo partiti bene con la Coppa Italia, abbiamo vinto 2 partite su 3 e il campionato abbiamo vinto quasi 3 sulle prime 4. Adesso credo che la squadra, che è un po' di veterani, che c'è qualche età in più, questo caldo sta ammazzando loro e ho 4-5 giovani che comincia a ingranare un pochettino la squadra insieme. Per qualche anno credo che avrà un'altra 8-10 giocatori degli allievi e futuri cadetti, che si prima o poi questi più grandi, questi non lo voglio dire vecchi, che fanno parte e fai entrare questi giovani, che stiamo lavorando molto, molto, molto quest'anno, in questi 3 anni siamo nella scuola, specialmente con Simone qui, che sta facendo un gran lavoro per il settore giovanile. Lui è responsabile della squadra giovani, che segue tutti più o meno. Io cerco di seguire tutte le squadre, però più o meno do un aiuto anche lui con le squadre. Stiamo crescendo, piano 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 stiamo facendo un buon lavoro. E tra l'altro credo che sia sempre un onore anche per i più piccoli, che si fanno raccontare dai loro genitori chi è Mike Romano, insomma, avere davvero un maestro così. Simone, a te spetta raccontarci il resto, quello che non ci ha detto Mike, ovvero tutta l'attività del settore giovanile, quindi mettiamoci seduti, no, ovviamente facendo una sintesi. Sintesi che siamo partiti circa 4 anni fa col settore giovanile, come detto Mike, iniziando reclutamento nelle scuole, copriamo circa 10 scuole, quindi 1 migliaio di bambini più o meno, e siamo arrivati ad avere un'80ina di tesserati, di piccolini, dal mini baseball che hanno 5-6 anni fino ad arrivare i ragazzi che diceva Mike, che abbiamo inserito quest'anno per la prima volta in assoluto, che hanno 16-17 anni. E il gruppo è sicuramente notevole, visto che comunque abbiamo poco tempo e alle spalle col settore giovanile, quindi siamo contenti, i risultati stanno arrivando, qualcuno ha partecipato delle selezioni regionali per il torneo delle regioni e poi voglio dire con Mike, no, è tutto molto 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 più semplice lavorare, oltre che piacevole. Com'è il nostro livello? Perché dicevo, grandi tradizioni e anche tanti giovani atleti che si sanno mettere in mostra, te che sei anche nel giro appunto della nazionale, come ricordavamo. L'Emilia Romagna è sicuramente la prima regione per numero di tesserati, giocatori, società giovanili in Italia. E il livello nostro, riminese, per riminese intendo un raggio di 20 chilometri, comunque buono, è sicuramente buono. Tanto è vero che gli ultimi scudetti giovanili si sono fermati qua, nel riminese, a Torre Pedriera, e è sicuramente buono. Anche San Marino, buonissimo vivaio. Diciamo che il livello è alto, il livello italiano ci stiamo dentro, insomma. Bene, bene, non solo con le prime squadre ma anche con i settori giovanili, perché dicevo, grande tradizione. Voi avete l'onore di essere premiati dalla nostra Chiara Ronca, insomma, che è un privilegio che molti vorrebbero. Ecco qua la nostra Chiara che consegna a Mike Romano e a Simone Perazzini, ecco qua anche foto di rito da parte del nostro Giuseppe Colonna. Grazie, complimenti, arrivi in 86 e in bocca al lupo altri 30 e poi altri 30 ancora di questi anni. Grazie, grazie. Andiamo avanti, parliamo di calcio giovanile, perché c'è una realtà che da tanti anni lavora seguendo i principi della lealtà e del fair play,
promuovendo, e non solo a parole, l'educazione sul campo, da gioco e nella vita. LSD Junior Valmarecchia. Ricordo con grande piacere il convegno Sport con Gioia, che quest'anno ha tagliato il traguardo della 10ª edizione. È un convegno che viene seguito tutti gli anni anche dalla nostra emittente, da Icaro TV. Ritira il premio il presidente Pier Domenico Gambuti, che chiamo qui sul palco insieme ai ragazzi, e sono tanti anche questa sera. Il tavolo più numeroso, insieme a un'altra società che premieremo tra poco, il Pietracuta. Per una realtà sportiva del nostro territorio davvero significativa, davvero importante per la Valmarecchia. Buonasera, bentrovati, bentrovati, buonasera, buonasera. Eccoli qua, eccovi qua. Fatevi vedere, inquadriamoli con la nostra telecamera perché è giusto che ci sia il palcoscenico per loro. Buonasera, bentrovato. Ci siamo visti anche in questo caso di recente a Calcio d'Estate, ovviamente nella serata della premiazione dei settori giovanili non poteva mancare lo Junior Valmarecchia. Allora, iniziamo con raccontare un po' quest'annata e questi ragazzi, che poi faremo presentare a loro stessi. Niente, io lo ritengo un'annata positiva, come tutti gli anni, al di là del lato sportivo, che è andato molto bene. Secondo me c'è stata una crescita, diciamo, a 360 gradi, tutti i bambini, anche dovuta al fatto che lo staff tecnico è molto preparato. Ma, come sai, a me piace anche l'aspetto che non è prettamente sportivo, ma è quello educativo, dove abbiamo fatto due iniziative, il solito Sport con Gioia, che quest'anno abbiamo fatto la 10ª edizione, con dei personaggi, diciamo, i soliti che sono i fenomeni, Don Alessio Albertini, no? Ma dopo c'era anche Floccheri, dove il tema era molto profondo, no? Perché in fondo il tema era quello di vivere la vita come un capolavoro, no? Quindi vivere lo sport perché la vita possa diventare un capolavoro, no? Per un ragazzino penso sia molto importante. E poi il torneo Valmarecchia, la 16ª edizione, con 26 squadre, quindi sono questi due appuntamenti che ci accompagnano, diciamo, da svariati anni. E tutto qua, insomma, io penso che sia stata un'annata altamente positiva, insomma. Perfetto, mister, un passettino avanti, perché così facciamo parlare anche te, perché giustamente ha ricordato Pier Domenico Gambuti l'importanza dello staff tecnico, e quindi tu ne sei fiero rappresentante. Sì, 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 ormai sono un po' di anni e come tutti gli anni, come tuo Piero, abbiamo raggiunto dei buoni risultati, sia dal lato tecnico, dal lato calcistico dei risultati, sia dal lato anche della crescita del numero, di tutto. Siamo contenti perché questi ragazzi vengono su molto bene, ecco. Molto bene, allora andiamoli anche a presentare. Mi dite nome e cognome, ruolo e gol segnati. Satalino Vittoria, attaccante, 180 gol. 180 gol. 180, che lo facciamo un applauso, perché io non mi stupisco più, perché l'abbiamo già detto l'altro giorno, se no ormai facciamo le gag, però lui le sta contando, si è messo in coda perché ha detto: intanto li conto quanti sono i miei. Io ho fatto tre gol. Tre gol? Dice anche il nome e il cognome e il tuo ruolo? Desideri, e il mio ruolo è difensore. Perfetto, ci sta. Fai un passettino avanti, dai. A beneficio anche di telecamera. Io mi chiamo Luca Cobo. Di gol non so quanti ne ho fatti, perché sono anche in difesa e in attacco. Basta. Va bene, va bene. È chiaro che dopo che uno dice ho fatto 180 gol, tutti gli altri, anche chi ne ha fatti 80, dice: ma io ne ho fatti solo 80, no? Come se fosse 50. 50, beh, buono, buono, io ci metterei la firma, eh. Fai un passo avanti, vieni qua, venite qua, venite qua, fatevi vedere. Mi chiamo Stefano Desideri e faccio il ruolo del portiere. Portiere, rigori parati? 180. 180. Mi sembra 3. 3, 3, quindi già un'ottima cosa. Lorenzo Polidori, ruolo portiere. Anche te rigori parati? Zero. Zero, vabbè, vabbè, ancora perché c'è. Perché non mi sono mai presentati dei rigori davanti. Ah, beh, allora era difficile far meglio, insomma. Per il momento, insomma, imbattuto dai calci di rigore, perché non ci sono stati. Cobo Marco, centrocampista centrale, 16 gol. Bravissimo, complimenti. Fai un passettino avanti, fatevi vedere. Evaristi Luca, difensore, 25 gol. Niente male, col vizietto del gol. Bondi Marco, 6 gol, terzino destro. Benissimo, vieni avanti. Florio Claudio, sono esterno centrocampo, ho fatto 8 gol. 8 gol. Edoardo Bernardi, 22 gol, 21.
Perché a me piace molto pensare, no? Al convegno è venuto fuori questa frase, no? Che uno non è contento perché ha vinto, ma vince perché è contento, no? Forse passando questo messaggio ai bambini fanno anche molte reti. Eh beh, giusto. Chiamo da presidente a presidente Andrea Vignali per la premiazione. Sì, questo grande onore di premiare Pier Domenico Gambuti, lo so, siete amici per quello, difatti, per quello, visto che ancora non ho visto Mauro Guerra, non ci ha raggiunto, non so se riuscirà a raggiungerci perché ha avuto questo impegno all'ultimo minuto. Grazie, in bocca al lupo per la vostra attività, grazie Pier, grazie, grazie a tutti voi, grazie ragazzi, grazie. Sempre bello parlare con dei giovani giocatori di qualunque disciplina. Restiamo in zona, dicevo, restiamo nello stesso tavolo perché li abbiamo citati proprio qualche istante fa. Chiamiamo l'Unione Sportiva Pietracuta SD, quest'anno settimo posto con 45 punti nel girone H di prima categoria. Vediamo se c'è il presidente Fabio Carli, chi viene con lui, lo scopriremo qui sul palco. Allora, il Pietracuta Calcio per ritirare il nostro premio. Vediamo un po' questa staffetta al tavolo, arriva qualcuno, sì, vedo che qualcuno si è alzato. Ecco, venite tutti del Pietracuta, io ho citato solo il presidente, venite. Venite, venite. Insomma, c'è qualche difficoltà nel raggiungere il palco perché siamo davvero in tanti su questa bella terrazza. Ne approfitto, insomma, a fare un po' di pubblicità gratuita, come si dice in questo caso. Però, insomma, una bellissima terrazza che si affaccia direttamente su un bellissimo parco. Tra l'altro si sta benissimo, il clima è perfetto. Buonasera, bentrovati. Buonasera, buonasera. Allora, raccontiamo un po', Sandro, un po' quello che è accaduto in questa annata. Ben arrivato, ben arrivato. Ah, è stata un'annata che i risultati non sono stati per quello che ci aspettavamo, soprattutto in campionato, che siamo arrivati settimi, mentre in Coppa abbiamo fatto una buona Coppa che abbiamo perso in semifinale contro chi poi ha vinto la finale, e niente, è andata così, però va bene lo stesso, dai. Allora, sento prima con loro, poi come direttore sportivo mi dici qualcosa anche sulla prossima stagione, va bene? Sì, dai, è stata un'annata, ci aspettavamo qualcosa in più, però diciamo che il gruppo c'è, quindi essendo retrocessi dalla promozione abbiamo rimesso insieme un po' anche con altri giovani, e quindi quest'anno, dai, con Innesti poi davanti, Fratti, in porta di nuovo Lasagni, e quindi dai, il gruppo c'è quest'anno e cercheremo di dare il massimo per raggiungere di nuovo obiettivi che ci porteranno poi a risultati migliori. Ti ha un po' anticipato, adesso giustamente. Ecco che è il capitano della squadra. No, no, lo stanno promuovendo dal tavolo perché hanno onorato il capitano. Lo vado a chiamare io il capitano. È rimasto lì a tavola, cioè abbiamo il capitano, è rimasto lì a tavola. Andiamo avanti, è già tutto l'ora. Ah, ok, allora andiamo con la prossima squadra, a parte gli acquisti che ci sono già stati detti. Allora, Sandro Conti? Ah, niente, quest'anno riproviamo perché la nostra ambizione è di cercare di fare sempre un campionato di testa. Abbiamo cercato di rinforzarci dove pensavamo che l'anno scorso abbiamo avuto delle pecche. Abbiamo riportato a casa il nostro centravanti Gianni, il nostro portiere Lasagni, che è stato con noi in promozione per 2 anni. E abbiamo portato su in prima squadra 4-5 ragazzi dalla Juniores, e niente, adesso il 1° agosto partiamo e cerchiamo di tornare dove vogliamo stare. Benissimo, insomma, abbiamo già capito le ambizioni, giuste, giuste. Allora, Chiara Ronca consegna il premio a Sandro Conti, direttore sportivo della Pietracuta. Un applauso all'Unione Sportiva Pietracuta SD. Grazie, grazie per aver partecipato, grazie ragazzi, grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione. Allora, andiamo avanti con il volley. E che volley? Perché parliamo del volley con la B davanti, il B volley, che è una famiglia, mi piace definirla così, di società di pallavolo del nostro territorio, che sta facendo incetta di titoli a livello giovanile, ma
che soprattutto si occupa della formazione di giovani giocatori e giocatrici secondo sani principi. Nella Valmarecchia è presente con l'Acerboli Pallavolo ed il Corpolò Volley. Allora chiamiamo qui sul palco il B-Volley con il direttore sportivo Sanzio Sacchetti. Non ho visto arrivare, non so se ci abbia raggiunto il coordinatore generale Marco Balducci, c'è anche la presidentessa della Acerboli Pallavolo Sandra Fisichella e poi ho visto Tiziano Molari. Venite tutti qua sul palco, poi dopo ci raccontate questa realtà sempre presente tra l'altro alle nostre iniziative dove si parla di pallavolo. Ricordo il Gala del Volley organizzato quest'anno in collaborazione con la FIPAV, Comitato Provinciale di Rimini. Sì, va bene, vuole essere premiato dal sindaco e così sarà. Buonasera, buonasera. Ci sono anche delle ragazze della squadra. Buonasera Sanzio. Allora inizierei quasi quasi, mentre arrivano Sanzio inizierei con te. E così intanto loro si schierano, noi ci mettiamo un po' qua, così lasciamo lo spazio anche a loro, perché dicevo, una famiglia di società, l'ho definita così e so che è una definizione che, insomma, che calza a pennello. Assolutamente sì, anzi, innanzitutto comincio portando i saluti di Marco Balducci, dell'amico Marco, che in questi giorni è impegnato con il professor Bosetti per organizzare la stagione agonistica 2016-2017. E il professor Bosetti in questi giorni è in provincia di Ancona in un camp estivo. In questo camp ci sono delle nostre ragazze, i nostri tecnici, dunque anche questo per la dimostrazione di un interesse nella crescita tecnica dei nostri giovani. E dunque vi porto i suoi saluti. Molto bene, allora l'attività la facciamo descrivere a loro, alle società, visto che abbiamo davvero anche alcune rappresentanti della squadra. Allora, chi? Presidentessa, prego, iniziamo, perché so che lei ama sempre parlare, perché tutte le volte lì... Posso fare un'intervista, mi chiede tutte le volte. Sì, in effetti è un momento che io adoro. Però salve a tutti, buonasera. Cioè, cosa dire? Dai. Siete contenti, no? Siamo contenti. Siamo contenti perché ci avevi lasciato che stavamo combattendo per la promozione in Serie D. Le ragazze alla fine ce l'hanno fatta, meritatamente hanno ottenuto la qualifica e adesso ci giochiamo le nostre carte. Dopo le nostre attività ti passo la parola a Tiziano. Chissà perché, ma questo momento me lo stavo attendendo dal momento in cui è iniziato, ha detto buonasera, da quel momento l'attendevo. Tiziano è lui che segue, dai, anche la parte dei bambini, dai, ho piacere che parli lui a posto mio. Tiziano, ti tocca, come al solito, una novità. Niente, noi come Pallavolo Acerboli di Sant'Arcangelo facciamo attività sia nelle scuole elementari e quindi diciamo che prendiamo tutto il settore dal mini volley, quindi dai 6-7 anni fino all'under 14, quindi terza media. Quest'anno abbiamo anche l'under 16 e quindi faremo anche una seconda divisione, visto che la prima l'abbiamo vinta meritatamente, andiamo su e proviamo di ottenere qualche risultato. Soprattutto grazie alle ragazze che adesso andremo a sentire. Allora, prima sentiamo ancora se avete qualcosa da aggiungere a quanto detto. No, no, per carità, io rappresento qui in questo momento il Corpo La Volley, che ovviamente nasce... C'è anche il presidente Vignale, allora, venga presidente, perché... sì. Giustamente fa parte anche lui, insomma, da tanti anni, anzi è stato grazie a lui e anche qui presidente Mascella Fosco, presidente appunto del Sarafele, per il motivo per cui è nato anche il Corpo La Volley, quindi... Anche noi facciamo attività, diciamo, in questa zona, in attività giovanili. Quest'anno abbiamo avuto anche l'Under 16 Arcobaleno della federazione, che abbiamo meritatamente vinto, diciamo anche passando davanti a Tiziano, mi dispiace per lui, ma ce la siamo portata a casa meritatamente. Ogni tanto, no? Ogni tanto. Lavoriamo da buoni amici, anzi, assolutamente. Quest'anno molte ragazze, probabilmente noi per vari motivi non abbiamo più possibilità di farla, quindi probabilmente passeranno da lui, ma... È giusto che sia così anche, è giusto che le società possano fare quello che possono fare con le proprie gambe e il proprio passo. Io lascerei la parola a questo punto anche a Fosco, che è giustamente presidente, che è certo, che perché che è vicepresidente. Visto che c'è, che è una famiglia, è giusto, no? Parliamo un po' più. Sì, sono Fosco Mascella. Con Andrea
diversi anni fa abbiamo pensato di fare una cosa assieme. In questo territorio, nel Corpolò, in zona di Corpolò, non c'era la pallavolo così come l'avremmo voluta realizzare, dalla giovanile fino a dove era possibile portarla. E allora ci siamo messi assieme, l'associazione di calcio e noi con l'esperienza tecnica della pallavolo, avevamo degli spazi lì nella palestra e abbiamo cominciato a fare dei corsi. E sono venute fuori, adesso vedevo qua c'erano anche delle ragazze che hanno giocato con noi. E è venuta fuori una cosa bella. Abbiamo una 55 bambine, che dall'under 16 che abbiamo vinto quest'anno fino all'under 13. E poi dopo ci sono i corsi di minivolley, i corsi di avviamento. E anche, andiamo anche a scuola, quindi nella scuola di Corpolò facciamo anche attività la mattina. Così come anche in altre scuole limitrofe, sia nel Forese di Rimini che nella periferia di Sant'Arcangelo, e con la speranza che poi magari riescano a venire poi nell'attività pomeridiana. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio aggiungere che praticamente con questa iniziativa il Corpolò come paese ha iniziato a crescere anche a livello di volley, quindi... sicuramente grazie alla sua proposta per noi è stato un bel passettino, un paesetto del genere avendo sport, calcio e pallavolo, per noi è stata una bella crescita, quindi io dico grazie a loro perché veramente si stanno dando da fare e sicuramente il Corpolò è come nome, ma in realtà il lavoro grosso lo fanno loro, quindi veramente vanno premiati perché si danno da fare, sono veramente bravi, grazie a loro. E siamo qui anche per questo. Allora, qualcosa da aggiungere, un passettino avanti così si vede? No, nient'altro da aggiungere, una realtà così piccolina, però ci si dà tanto da fare fin dalla crescita di piccoli atleti, cercando già di inserirci nelle scuole, facendoci conoscere e comunque investendo tanto nel nostro tempo, con tanta passione e con dei bravissimi allenatori che ci credono in questi piccoli progetti, in realtà insomma non così di grande prestigio, di grande nome, però insomma con grande volontà e voglia di fare. Allora, sì, stranissimo, strano, attenzione, è un miracolo. Sì. No, perché in realtà volevo ringraziare Stefano, che è l'allenatore della nostra prima divisione. No. E gli facciamo un applauso a Stefano. Serie D, la futura Serie D. Allora, coach, come sono queste ragazze in campo? Brave, direi innanzitutto, no? Molto brave, sono state molto brave tutto l'anno, si sono impegnate, il nostro obiettivo era quello di andare in Serie D, l'hanno raggiunto, meglio di così. Adesso per questo campionato di D? Non lo so, bisogna vedere, minimo la salvezza. Come minimo la salvezza? Siete avvertite? Voi siete tutte giocatrici, vero? Allora, vi faccio presentare così mi dite anche il vostro ruolo. Ada, opposto. Ada, basta, senza cognome. Zannini. Ah, ok, va bene. Se vuoi anche solo nome, va bene uguale. Alessia Tondi, palleggiatrice. Benedetta Ratti, libero. Cecilia Nicoletti, centrale. Mi viene avanti perché, sai, siete un po' alte voi della pallavolo. Non sono io che sono basso, sono loro che sono alte, sia chiaro, eh? Francesca Balducci, banda. Benvenuti, Sara, banda. Perfetto, abbiamo completato, non c'è più nessuno perché devo vedere che son piccoletto. No? E allora, dobbiamo consegnare tre targhe. Allora, la prima per il bivolley la facciamo consegnare a Chiara Ronca, al... Va bene, non ce la fai. No, una sola. La prima, Chiara Ronca per il bivolley, ok? Grazie, perfetto. Adesso alla presidentessa invece chiamiamo Alice Parma, che premia... Voleva Tiziano, lasciamo lì dietro, la facciamo con la presidentessa. Dai, Tiziano ci vuole. Sì, ci vuole Tiziano, vieni fuori dall'angolino lì. Perché avete... C'è sempre tra le società, è importante mantenere un rapporto sempre di sfida perché così è stimolante, ci stimoliamo a vicenda. Va bene, stimolatevi intanto allora. Chiamo Andrea. Grazie. Presidente donna adesso, quindi è fondamentale questa cosa. Capisco un attimo. Sì, certo, la diplomazia. Chiamare qualcun altro? Sì, premiamo Andrea Vignali, venga presidente, mi scosto. Sì, giusto. Tutta la società, giusto. Ecco qua.
Perfetto, venite più al centro, a beneficio anche di Luce, ecco qua. Grazie al B-Volley, grazie alla Cerboli, e grazie ovviamente al Corpolo, sempre volley ovviamente. Grazie, grazie. E allora faccio un passo avanti perché ci fermiamo un attimo, ma torniamo subito, subito davvero con le nostre premiazioni. Eccoci nuovamente insieme, come promesso, proprio una pausa velocissima. Allora vorrei chiamare quel mio fianco, Ignazio D'Amato, di Coppe Sport, perché insomma i bei trofei di questa sera. Buonasera Ignazio, buonasera. So che mi stai odiando, ma è lo stesso, tanto sai che mi importa tantissimo. Però in questo caso poi ti ritroveremo come capitano del Corpolò in chiusura della nostra puntata, perché ovviamente insomma chiuderemo con il Corpolò, lo dico già, ma è la squadra padrona di casa. Però anche volevo anche aprire una parentesi sulla vostra attività, sulla tua in particolare, perché Coppe Sport, in questo caso parliamo di Rimini, ma io parlo anche di San Marino, sono partner, visto che è tutta la stessa famiglia, no? Sono partner delle nostre iniziative di Icaro Sport, quindi tutti i trofei per quanto riguarda le premiazioni sia di calcio d'estate che del premio sport Valmarecchia, Valconca e Rimini, sono tutte confezionate da Coppe. Sì. Da quest'anno sono due settimane che abbiamo aperto giù a Rimini, quindi la gente che vuol venire a Rimini a comprare le coppe, medaglie, targhe, anche abbigliamento sportivo può venire tranquillamente. Siamo in collaborazione sopra con San Marino, quindi siamo in società, ecco. Perfetto, grazie Ignazio. Qui ci sono anche, se qualcuno vuole, poi dopo ci può chiedere anche qualche volantino, perché ci tenevo, anche se non c'entra niente con la serata, però insomma siccome siete nostri partner vi ringraziamo anche per questo e per anche la capacità, anche perché molte volte insomma vi facciamo proprio degli ordinativi di targa all'ultimo minuto, no? E così funzionano così un po' queste manifestazioni. Grazie Ignazio D'Amato, buon proseguimento di serata, grazie. Ci vediamo dopo sul palco. Allora, parliamo di uno sport spettacolare nel quale è fondamentale il binomio uomo-cavallo. È il volteggio equestre che mette insieme movenze da ginnasta e feeling appunto con il cavallo. Parliamo e premiamo il team Volteggio Le Querce di Sant'Arcangelo. E chiamiamo per ritirare il premio Daniela Donvito, che è presidente, Francesco Banini, che è vicepresidente, Antonella Serafini, che è la preparatrice atletica. Buonasera e bentrovati. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, Daniela, iniziamo con raccontare la vostra attività. Noi ogni tanto sul nostro sito newsrimini.it raccontiamo le vostre imprese e soprattutto proponiamo delle fotogallerie che sono davvero molto spettacolari proprio grazie alla vostra attività, che è un'attività molto molto bella, perché insomma vediamo queste ragazze soprattutto che fanno ginnastica sui cavalli, e credo sia un'esperienza molto molto bella, ma anche direi per chi la vede anche molto spettacolare. Sì, l'anno scorso abbiamo iniziato in modo, abbiamo avuto un anno un po' difficile, quest'anno fortunatamente, come verrà ben visto infatti, ci stiamo riscattando. Adesso a ottobre abbiamo la finale con i campionati italiani, abbiamo appena disputato la Coppa delle Regioni dove come regione ci siamo classificati secondi. Puntualizziamo che siamo solo due circoli ippici nella regione Emilia-Romagna che pratichiamo il volteggio equestre, e cerchiamo il più possibile di far conoscere questa disciplina che purtroppo è poco conosciuta. Al nord è molto più praticata, però teniamo alti i pugni e ci facciamo valere sempre. Allora, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, già ne abbiamo detto uno importante, ce n'è qualcun altro diciamo a stretto giro? No, diciamo che ci prepariamo per il finale di campionato con il campionato italiano, che è il culmine diciamo della nostra stagione. I risultati quest'anno sono stati veramente importanti perché abbiamo raccolto diverse medaglie, anche il metallo più pregiato finalmente, con ragazze che sono arrivate nelle attività agonistiche, non solo ludiche, e quindi diciamo è un movimento che speriamo di riuscire a promuovere sempre di più,
nel nostro territorio, e quindi ringraziamo anche ad esempio il Comune di Sant'Arcangelo con la bellissima festa che ha organizzato, perché per noi piccole società è un, sì, la caccia allo sport è stato un evento che ci dà la possibilità di mostrare sempre di più a tutti quello che è il volteggio equestre, anche perché vorrei ricordare che l'Italia nell'ultima gara internazionale si è piazzata al terzo posto, quindi non siamo una nazione che gioca da comparsa, diciamo, giochiamo un bel ruolo. Beh certo, è molto importante la preparazione atletica, perché stiamo parlando di atleti che poi insomma fanno i loro esercizi sul cavallo, quindi c'è una difficoltà anche maggiore, perché bisogna entrare, dicevo, in sintonia anche proprio con il cavallo, quindi con l'animale, quindi è fondamentale essere proprio davvero degli atleti di primissimo livello. Sì, in effetti la preparazione a terra e in palestra è molto importante e significativa, ed è la prerogativa per la quale insomma si potrà poi avere una performance come quelle che ci hanno dimostrato le ragazze sopra il cavallo. E l'attività è dispendiosa di energia, diciamo così, però si comincia sempre per gradi e quindi tutti si possono avvicinare, anzi è uno sport anche molto completo per quanto riguarda la preparazione del corpo, del fisico, delle abilità motorie, si imparano tutte, si formano tutte molto, molto finemente, insomma. E poi è un'attività che cresce di grado e volendo si può arrivare a fare delle performance veramente spettacolari sopra il cavallo, e noi miriamo a questo. Le ragazze hanno molto entusiasmo e ci hanno dato molte soddisfazioni, lo fanno con molta passione e loro stesse hanno voglia veramente di andare avanti, e speriamo che i numeri crescano, perché in effetti siamo una piccola realtà, non c'è tanta vicinanza a questo sport, perché appunto c'è il cavallo, ci sono delle condizioni, insomma non è come, senza dire che per gli altri è più facile, però non è come la palla o solamente avere le gambe per correre, insomma. Quindi speriamo di averne tanti, e anzi vogliamo organizzare delle giornate aperte nel nostro circolo ippico per fare conoscere appunto questa disciplina a tutti quanti. Perfetto, allora Presidente, vediamo anche se avete un sito, una pagina Facebook di riferimento proprio per questo. Sì, Team Volteggio Le Querce, e siamo su Facebook anche, sì, il sito è www.teamvolteggiolequerce. Perfetto, molto, molto semplice. Alice Parma per la premiazione, ecco qua, e allora complimenti, in bocca al lupo al Team Volteggio Le Querce di Sant'Arcangelo. Sono dei grandi questi, fanno una cosa incredibile. Lo so, l'abbiamo visto anche alla caccia allo sport, no? Sì, sì, sono, cioè, una società così comunque piccola, nuova, in uno sport anche molto difficile sulle grandi masse, credo sia insomma molto importante che sostenere anche questo tipo di attività, che comunque ha un costo molto ampio di gestione, perché ovviamente hanno degli animali e quindi... Esatto. Mangia anche il cavallo, giustamente, perché è molto, giustamente. Grazie, grazie, complimenti per la vostra attività, grazie. Restiamo a Sant'Arcangelo, i suoi fighters sono impegnati tutto l'anno in competizioni di livello, i risultati sono sicuramente interessanti, inoltre si occupa dell'organizzazione di riunioni pugilistiche, parliamo dell'SD Vasco De Paoli, il maestro Tiziano Siluro Scarpellini, lo chiamiamo qui sul palco insieme ai suoi ragazzi che facciamo presentare, eccoli qua. Arriva il maestro Scarpellini con alcuni dei suoi ragazzi, davvero pugilato a 360 gradi, a tutti i livelli. Ed ecco qua il maestro Tiziano Scarpellini che ci raggiunge. Buonasera, ciao Tiziano, ben arrivato. Allora, intanto che arrivano anche i ragazzi, poi dopo ci presenterai un po'. Allora, buonasera, buonasera, ciao. Il presidente, ok, perfetto. Abbiamo anche il presidente, allora... Allora abbiamo anche il presidente, ci faccia raccontare dal presidente, da Tiziano, un po' la vostra attività. Iniziamo proprio con il presidente, un passo qua vicino a me, e poi magari Tiziano ci presenti tu i ragazzi, così ci dici un po' l'attività. Presidente, allora raccontiamo questa vostra bella realtà, perché è davvero una realtà importante nel nostro territorio. Certo, quest'anno è stato fra l'altro un anno particolare, perché siamo riusciti
a raggiungere dei risultati veramente importanti, facendo un paio di riunioni quest'estate, una a Savignano e una su Sant'Arcangelo, dove ci sono stati circa una trentina di incontri provenienti da varie parti dell'Italia, ma la soddisfazione più grande è che in questo momento abbiamo aumentato i corsi perché molti ragazzini si stanno portando appunto sul pugilato, perché è un nobile sport ed è uno sport che veramente dà ottimi risultati, è bellissimo. Adesso tra l'altro con le Olimpiadi credo ci sia, perché solitamente c'è dopo le Olimpiadi per alcuni sport è il pugilato uno di questi, certo. Quando ci sono i pugili italiani bravi, in questo caso speriamo, insomma, incrociamo le dita per loro, però c'è anche maggiori ragazzi, insomma, un numero più elevato di ragazzi che si avvicina alle discipline. Certo, certo, fra l'altro 4 anni fa, se ricordiamo, a Londra nelle Olimpiadi abbiamo perso un oro con Cammarelle, proprio rubato, diciamo, che è stato vinto appunto da un inglese, ma è storica l'Italia appunto alle Olimpiadi, raggiunge dei risultati veramente importanti anche a livello mondiale. Certo, certo. Allora Tiziano, mi presenti tu i ragazzi che hai questa sera, ti cedo il microfono. Grazie, molto gentile. Questi sono i miei ragazzi, i miei collaboratori. E per primo, ecco, il nostro alfiere della box Sant'Arcangelo, perché ha fatto il suo 103° combattimento, ha lasciato l'attività appunto con questo match, combatte dal 2002, e dal 2002 che ci dà delle grosse soddisfazioni, quest'anno sta raggiungendo la cifra di 40 anni e ha deciso di lasciare spazio ai giovani, che tra l'altro poi vi presenterò qua dietro. E ha vinto tante cose, un campionato italiano universitari, diversi campionati regionali, nei primi 8 a livello italiano, nei dilettanti assoluti, quindi con ottimi risultati, e adesso è insegnante, anche lui mi dà una mano in palestra, quindi collaborerà con la crescita di altri campioni. Gli lascio dire due parole anche a lui, che mi fa tanto piacere. Grazie, le parole da dire sono poche, se non che abbiamo una fucina molto fornita di ragazzi nuovi, anche di ragazzini, e si va avanti sempre con grinta e con caparbietà, e speriamo di ottenere i risultati che abbiamo ottenuto anche negli anni passati, che sono stati eccellenti, insomma, tutto sommato. Cristiano, vai avanti con presentarmi anche questi gli altri pugili che sono presenti. Sì, grazie mille. Ecco, presento intanto il mio collaboratore Matteo Saldone, con quale, diciamo, quotidianamente ho tanto, mi aiuta tantissimo in palestra con la crisi dei ragazzi, mi fornisce tanta collaborazione, è stato veramente un valore aggiunto quest'anno col suo corso che ha fatto l'anno scorso, poi è andato in America lui a insegnare, quindi ha avuto un percorso a Miami, adesso gli lascio dire poi due parole anche a lui. E mi sta aiutando tantissimo e sono molto felice di averlo con me, è stato un mio ex pugile, ha avuto qualche mese, poi ha avuto un infortunio, ha dovuto lasciare, adesso l'ho riscoperto allenatore, quindi questo mi inorgoglisce particolarmente. Gli lascio la parola un attimo. Niente, ringrazio Tiziano per queste parole e niente, sono contento di... Bene, mi piace molto allenare i ragazzi, aiuto i ragazzi che combattono e mi piace vedere i ragazzi che crescono, insomma, perché lo sport è uno sport che ti aiuta molto. Molto bene. Grazie. Allora Tiziano, presentiamo anche i due ragazzi, qui stiamo parlando di ragazzi molto giovani, mi sembra, no? Allora fate un passo avanti, così siete più anche a beneficio della luce, venite, venite. Sì, vado per ordine, se qualcuno manca stasera, perché domani abbiamo delle gare a Mercatale e Sasso Corvaro, quindi è rimasto a riposo per non mangiare, quindi per avere anche domani un controllo peso. Abbiamo un grande campione. Qui abbiamo un ragazzino che ha 16 anni, classe 2000, Davide Catania, è iniziato l'anno scorso, ha già 16 match, 9 vittorie e 7 sconfitte, secondo al torneo nazionale Alberto Mura, con una finale con tanti dubbi, si sta meritando una convocazione nazionale che lo convocheranno a fine agosto. E quindi niente, assieme a Luca Cecchini saranno protagonisti, peso massimo, anche lui 18 anni, classe 98, andremo in Sardegna 2 volte con una squadra di 10 pugili dell'Emilia Romagna, ovviamente io sarò il caposquadra di questa squadra che andrà là appunto fine luglio, i primi di agosto, una volta a Cagliari, una volta a Stintino, faremo questa trasferta contro la Sardegna e quindi assaporeremo anche, ecco, quando
una gara diciamo a livello interregionale e con un percorso quindi sull'isola molto interessante, sarà molto anche divertente per loro, oltre al pugilato potranno farsi una vacanza insomma. Lascio la parola a Davide Catania per due cose. Beh, ringrazio i miei maestri, maestro Scarpellini, Matteo Scialdone, Marco Muzzoli per la loro disponibilità nell'allenarci tutti i giorni, mattina e pomeriggio, sempre con costanza e con impegno, anche perché seguire dei pugili comporta molta esperienza, oltre ad avere molta esperienza come maestri bisogna essere anche un po' dei padri, per così dire, per comprendere i pugili, perché sul ring quando sei il pugile e il maestro ci deve essere un feeling veramente molto, molto grande, non è un... Il pugile non è una persona che arriva, prende e sale sul ring. Il pugile è una persona che dietro esprime veramente fatica e sforzi. E per me è veramente un onore passare le mie giornate e le mie fatiche con loro. Facciamo un applauso perché dei concetti che sono davvero fondamentali. Per fortuna ha fatto anche Rocky e quindi abbiamo anche visto questo rapporto, in realtà è ancora più bello, ancora più stretto insomma di quanto venga raccontato poi in un film. Volevo far dire due parole anche a te perché... Ah, niente, ho già parlato lui, sono già a posto. Dimmi, prossimo obiettivo tuo personale? Ah, vincere. Vincere, va benissimo. Il sindaco Alice Parma, ricoinvolgiamo perché sono tante realtà di Sant'Arcangelo, Alice. Questa è storia. Sant'Arcangelo. Questa è storia. C'è il presidente, la cosa è il presidente e anche a Tiziano Scarpellini per la foto, ecco qua. È bello avere un sindaco donna, no? Noi ce l'abbiamo uomo a Rimini, quindi il bacino non glielo chiede nessuno. Grazie, in bocca al lupo alla Vasco De Paoli, davvero grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. E se qualcuno incontra sul ring gli amici della Vasco De Paoli, ne ha sicuramente bisogno. Battute a parte, si occupa della riabilitazione di tanti atleti del nostro territorio e non solo. Basti pensare che di recente ha ospitato nella sede di Sant'Arcangelo il capocannoniere della Serie B, Gianluca Lapadula, appena approdato alla Milan, e al Gelso Sport il fantasista dell'Empoli Riccardo Saponara. Sto parlando ovviamente del centro di riabilitazione fisiochinetica di Sant'Arcangelo, sempre all'avanguardia. Allora chiamiamo per ritirare il premio Davide Lodovichetti e salutiamo anche Corrado Ballarini, l'altro titolare del centro fisiochinetica. Non so Davide se anche gli altri ragazzi che sono lì al tavolo con te del centro ci vogliono raggiungere, due parole le faccio dire a te, non so perché vedo lì, stanno mangiando, stanno ridendo, stanno bene, sono contento. Allora Davide, hai la fortuna di curare, di lavorare insomma sui muscoli di grandi campioni ma anche di tantissimi atleti, e anche loro devo dire che hanno la fortuna di avere te, e anche io personalmente ho la fortuna di avere te. No, prima di tutto volevo ringraziare da parte mia, da parte di Corrado Ballarini che questa sera non può essere presente, e da parte di tutto lo staff della fisiochinetica, quindi volevamo ringraziare per questo premio, e noi cerchiamo di essere sempre al massimo, ce la mettiamo tutta. Sono contento delle tue parole perché è un simbolo di stima. Perché noi, come ho detto, cerchiamo di dare il massimo, e ci sono grandissimi professionisti, e quindi il fatto che ci siano anche sportivi professionisti, questo ci fa solamente che piacere. Noi andiamo avanti, a noi ci fa grandissimo onore questo premio e speriamo di andare avanti così, ecco. Davide, a livello personale, come si fa a passare dalle gambe miliardarie di Lapadula alla mia schiena malconcia? Ma per noi, cioè, sembra strano dirlo, ma siete tutti uguali, nel senso che cioè, non è che guardiamo se uno gioca in Serie A o fa la Champions, oppure cioè, una persona che, voglio dire, tra parentesi, normale. Cioè, per noi quando arriva una persona che deve essere curata, e quindi noi
ce la mettiamo tutta in questo senso, perché è troppo facile dire curo meglio uno perché è un personaggio e poi magari da noi non succede, non succederà mai. Fa piacere, ti ripeto, perché io poi sono un ex sportivo, quindi si parla di... Grande bomber, lo dico io, insomma, che ti conosco da tanti anni ormai. No, sì, dai, cercavo di fare gol, ovviamente. Se, diciamo, se fossi stato un professionista, magari sarei stato al posto di Lapadula, però voglio dire, per noi, a noi non è che fa tanta differenza. E quindi voglio dire, cerchiamo di continuare così, siamo contentissimi, ringraziamo per questo premio da parte mia e da parte di Corrado e poi grazie di tutto. E andate avanti, allora chiamiamo il sindaco Alice Parma per premiare un'altra bella realtà del suo territorio di Sant'Arcangelo, fisiochinetica, tra l'altro insomma Corrado Ballarini è anche nella consulta dello sport, quindi sicuramente è il presidente della consulta dello sport, sì giusto, l'appunto sì, e quindi insomma tra gli organizzatori anche di questa bella caccia allo sport che abbiamo vissuto insieme, grazie, vuoi dire qualcosa? No, dico solo che il centro della fisiochinetica è un punto di riferimento importante anche per tutti i bambini, quindi questo ci tengo a dirlo. Fanno un servizio molto importante, credo sia di supporto alle società sportive e anche alle famiglie soprattutto. Molto bene, grazie sindaco, grazie Davide Dolovichetti e grazie a fisiochinetica. A tutti i ragazzi della fisiochinetica. Perfetto, ogni tanto ti vediamo, anche, cioè, ci sei anche te lì su uno dei... No, niente. È troppo giovane il sindaco ancora, no, sto scherzando. Andiamo avanti allora, le loro frecce arrivano a bersaglio, organizzano diverse manifestazioni su tutto il territorio romagnolo, premiamo per l'attività svolta l'SD Rimini Archery School, ritira il premio il consigliere Antonio Ingenito, vedo che con lui c'è anche un altro rappresentante della società, adesso vi facciamo presentare, buonasera. Con Antonio avevo tenuto il contatto, buonasera Antonio. Allora raccontatemi, Davide Barbiani vicepresidente, iniziamo proprio con Davide perché insomma ho visto anche il vostro sito, tante attività, anche arco tradizionale, insomma davvero raccontatemi, chi racconta? Beh, incomincio io, intanto grazie a tu per questa meravigliosa serata che hai organizzato e soprattutto chi ci ha invitato, perché siamo una realtà nuova, è il primo anno che siamo nel territorio di Sant'Arcangelo, all'ITC, alle scuole dell'ITC, quindi ci stiamo proponendo, abbiamo diversi già tesserati, anche e soprattutto i disabili, che è una cosa importantissima, è un'integrazione che abbiamo portato avanti, che stiamo facendo con un po' di fatica, ma stiamo avendo dei grossi risultati. E Antonio, come si diceva, è appassionato anche di arco storico, noi rappresentiamo tutte le discipline dell'arceria, arco moderno, arco olimpico, compound, arco nudo e anche arco storico, tiro istintivo. Quindi abbiamo tutte queste discipline integrate e le stiamo portando avanti. Abbiamo ragazzi che vanno dagli 8 anni, diciamo così, anche prima, però per esigenze tecniche si parte da 8 anni, sino a 100 anni chi ci arriva. Quindi stiamo facendo dei progetti importanti, vorremmo portare anche sul territorio di Sant'Arcangelo un'iniziativa importante nazionale, vediamo se ci sono i presupposti per poterlo fare. Questa è un po' la nostra attività, ecco, aperto a tutti. E ripeto, i corsi partono insieme, quindi genitori, grandi e bambini possono fare il corso assieme. È una bella prospettiva, un bel avvenire. È una formazione di vita anche, perché è una disciplina olimpica soprattutto anche. Eh sì, e tra poco ne sentiremo parlare, e lo stesso discorso vale, come ho fatto per il pugilato, vale forse ancora di più per la vostra disciplina. Parliamo allora anche di arco tradizionale, perché insomma è una cosa... È bella anche perché porta avanti una tradizione, ma insomma è anche una disciplina interessante sia da seguire che immagino anche da praticare. Sì, è anche abbastanza scenografica, e, tra l'altro esiste un campionato italiano, la federazione La LAM Lega Arcieri Medievali, qui partecipo anch'io, ed è proprio qui vicino, tra l'altro tra poco avremo una gara a San Marino, valida per il campionato italiano assoluti, ed è una disciplina interessante perché si basa proprio sull'arco tradizionale, proprio stile Robin Hood, con abiti storici, archi fatti in legno, con frecce di legno, e c'è tutto un regolamento particolare da seguire e quindi ha anche un impatto a livello scenografico anche abbastanza visivo ed è anche interessante da seguire.
non è la solita arceria, è una arceria diversa, e anche la gara si sviluppa su un percorso che è anche un po' particolare, con dei bersagli particolari, quindi è anche bello da vedere, ecco. Poi non solo, poi è presente in manifestazioni anche a livello storico e rievocative, e quindi ecco, è una cosa interessante da poter vedere eventualmente anche sul nostro territorio, anche su queste zone qua. E allora mi fate una promessa: l'anno prossimo col Domiziano vi voglio vedere anche in diviso con comunque l'attrezzatura, così lo facciamo vedere anche a chi ancora non dovesse conoscere, anche se comunque è già una disciplina molto conosciuta. Apriremo la serata con una freccia di fuoco. Molto bene, mi piace, aggiudicato. Allora, non ha pace, non può aver pace il sindaco Alice Parma, perché avete troppe realtà sportive a Sant'Arcangelo, sindaco, quindi adesso in questo caso qui praticamente partiamo un po' su tutto il territorio, c'è stato l'approdo anche a Sant'Arcangelo, vi faccio spazio per la foto di rito e anche per la photo gallery, che ricordo ancora una volta già da domani sul nostro sito newsrimini.it. Un applauso alla SD Rimini Archery School. Grazie, e allora l'anno prossimo, affare fatto, apriremo con la freccia di fuoco. Ok, perfetto. Andiamo avanti, non solo calcio 11 a Sant'Arcangelo, ma anche calcio 5, grazie all'Atletico Sant'Arcangelo calcio 5, che premiamo per l'attività svolta. Vi chiamo qui sul palco, ritira il premio il presidente Daniele Brolli, che può essere accompagnato anche dagli altri ragazzi. Buonasera, ben trovato, buonasera. Allora, raccontatemi un po' la vostra attività e come andate, insomma, in quest'ultimo periodo. E questo è il terzo anno che svolgiamo questa attività di calcio 5, i primi due anni sono andati abbastanza bene, abbiamo fatto la Serie D, arrivando ai playoff il primo anno, il secondo anno mancandoli per poco, e niente, puntiamo a creare un'attività nuova a Sant'Arcangelo e a creare in un futuro anche una squadra di ragazzini per poter creare un settore giovanile e dare una possibilità ai ragazzi di Sant'Arcangelo di poter fare qualcosa di diverso, insomma. E niente, ci proviamo, vediamo come va, e speriamo di poter salire di categoria. E abbiamo preso un allenatore nuovo, l'abbiamo cambiato, e quindi niente, vediamo come va, insomma. Perfetto, allora. Non ci diamo degli obiettivi, perché quando si danno degli obiettivi poi non li raggiungi, ci stai male, quindi di conseguenza cerchiamo di fare il meglio, insomma. Nessun obiettivo, ma tanta voglia, insomma, di salire, si è capito? Allora, esatto, sì. Allora lo chiedo a voi, raccontatemelo allora, questa voglia di salire, le prospettive anche per la prossima stagione. Come diceva il presidente, lavoriamo con calma, le possibilità di andare su ci sono. Ci vuole tanta pazienza e lavoro, tutto qui. Io non ho niente da aggiungere a parte quello che hanno detto i miei colleghi. Speriamo di, oltre di salire di categoria con la prima squadra, in futuro di creare un bacino e dare un'alternativa ai ragazzi di Sant'Arcangelo che non sia il calcio 11. Speriamo di riuscircela a fare. Anche lì ci vuole molto impegno, ci vuole, ma speriamo che venga la possibilità. Perfetto, per chi volesse, diciamo, raggiungervi, la vostra sede dov'è? Quella vicino allo stadio? Sì, in via Valentino Mazzola, è la sede del centro del calcio, quindi del calcio 11. E niente, se qualsiasi ragazzo volesse venire a provare, noi saremmo molto contenti, perché appunto cerchiamo di creare una squadra di ragazzini 18, 17, 16 anni che per poi andare avanti nel corso degli anni, insomma. Quindi speriamo di trovare dei ragazzi di Sant'Arcangelo, anche di fuori del Sant'Arcangelo, che abbiano voglia di iniziare questa avventura, insomma. Molto bene, allora richiamo Alice Parma per la premiazione, anche calcio 5, non solo calcio 5. I miei amici, sì. Sono... anche gli altri, perché mi sembra che sì, tu abbia molta confidenza un po' con siamo tutti. Siamo cresciuti insieme, però. Esatto. Siamo cresciuti insieme, quindi. C'è un affetto. Però sono una grandissima squadra e quest'anno hanno fatto per il secondo anno consecutivo un torneo molto importante allo stadio, e tutto l'impegno anche nel settore giovanile in futuro credo sia un aspetto molto importante. Molto bene, allora consegniamo il premio.
Ecco qua, complimenti. Intanto ricordiamo anche, per quanto riguarda proprio il basket a Sant'Arcangelo, gli Angel Sant'Arcangelo e la CNO Clementino, che non possono essere qua perché stanno praticamente giocando quelli del Clementino proprio qua a Villa Verucchio, esatto, il torneo. E allora, grazie, in bocca al lupo. Un applauso ancora all'Atletico Sant'Arcangelo Calcio 5. Questa è stata una stagione difficile, culminata con una amara retrocessione dopo lo spareggio con il Gatteo, ma il Sant'Ermete è pronto a ripartire di slancio in prima categoria per riprendersi quanto prima la promozione. Da sottolineare anche l'organizzazione di un evento importante a livello di calcio giovanile come il Memorial Protti, ritira il premio per il Sant'Ermete Calcio il presidente Alex Martino. Buonasera, buonasera Alex, buonasera. Mi abbasso. Alla mia altezza, grazie. Allora, abbiamo detto l'epilogo, l'abbiamo già raccontato a calcio d'estate, allora parliamo invece di quello che già state facendo in prospettiva risalita. Sì, abbiamo rinnovato tutto anche in ambiti societari, più che altro nella gestione sportiva, con un nuovo direttore sportivo che ha voltato pagina, ha cambiato una quindicina di giocatori e poi l'anno scorso era il vice allenatore, quindi lo spogliatoio l'ha vissuto, ha saputo dove, ha saputo, sapeva già i tasti da spingere, dove lavorare, e secondo me ha lavorato molto bene, poi parlerà al campo. Qualche nome, c'è qualcuno insomma che ancora dovete annunciare, perché abbiamo già visto tanti annunci nelle scorse ore, anche negli scorsi giorni? Sì, allora ne abbiamo annunciati una decina, se non sbaglio, e ne mancano un paio, dovrebbero, e dopo abbiamo finito, per fortuna, perché però abbiamo finito, abbiamo lavorato, abbiamo finito però. Li teniamo top secret ancora? Sì, per il momento sì, però abbiamo finito, possono stare tranquilli tutti, abbiamo finito. Hanno finito, tra l'altro insomma tutti i colpi li potete vedere su newsrimini.it, perché abbiamo pubblicato, facendo una ricerca con Sant'Ermete, potete vedere anche gli acquisti, e sono stati acquisti importanti. Allora, io richiamerei il sindaco perché non le diamo pace, non le diamo tregua. Squadra, eh? Io abito, ecco, a Sant'Ermete. Ecco. Si giri a beneficio, a beneficio? Io abito a Sant'Ermete, quindi questa è la squadra da sempre. Ne ho una per tutti, hai visto? Sì, sì, questa è la tua squadra, quelli sono i miei amici, con quelli vado in giro a fare la passeggiata, va bene. Si conosce da poco. Esatto. A noi ci conosciamo da piccoli piccoli, che abbiamo la stessa età, stesso paese, insomma. Anche se non si direbbe, perché no, sta scherzando, scherzo, è una battutaccia, scherzo, con Alex ce lo permettiamo. Grazie Alex, e in bocca al lupo per la prossima stagione, che ormai le porte, perché si parte, le squadre stanno partendo proprio adesso in questi giorni. Andiamo avanti. Da Matricola ha disputato un eccellente campionato di seconda categoria. Una società con tante idee e tanta organizzazione, che ora avrà un nuovo campo da gioco e anche già una nuova sede, e che potrebbe apprestarsi a vivere l'avventura chiamata settore giovanile. Ma vedremo tra poco, parliamo dell'Atletic Falco. Chiamiamo qui sul palco il presidente Fabio Cameli, il vicepresidente Davide Bernabei, credo ci sia anche il capitano Luca Scattolari, ecco che arrivano. Non so se ci sia anche il nuovo allenatore Davide Niccolini, ma venite con tutto il gruppo, perché insomma l'Atletic Falco abbiamo aspettato, perché avevano alcuni ragazzi un torneo proprio in questa zona, sempre qua a Villa. Stasera è successo il mondo a Villa Verucchio, ci siamo noi, c'è il torneo di basket, partite di calcio, tutto quanto. Ecco, vedo il presidente, mi piace questa realtà, perché insomma siete sempre belli in divisa, vestiti con i colori sociali, belli come il sole, insomma sapete che è un po' una predilezione insomma per l'Atletic Falco. Buonasera capitano, buonasera, benvenuti. Allora Fabio, iniziamo con, mentre arrivano i ragazzi, facciamo un passettino avanti, vieni qua al mio fianco. Io? Sì, di qua, ok, perfetto, dopo gli lasciamo, facciamo parlare anche loro. Allora, dicevo, tante novità. Sì. Novità tante, nascoste però ancora, molto nascoste. Però qualcosa ci avevi accennato anche a calcio d'estate, ovvero nuova sede. E adesso diciamo anche dove, ancora le diciamo, già che ci siamo, insomma, visto che ci siete, e poi nuovo campo da gioco e anche questa, insomma, questa possibilità di apertura per il settore giovanile, ancora insomma da valutare appieno. Allora, nuova sede sì,
ufficiale, confermata a Casale, quindi siamo entrati in Sant'Arcangelo, abbracciati da tutti a Sant'Arcangelo, quindi grazie al Sant'Arcangelo che ci ha preso così. Allora, so che tu non vorresti dire dov'è, perché insomma un po' ti scoccio. Dov'è la nuova sede? Lo dirò, mi sforzerò a dirlo. Dal vecchio Bar Falco ci siamo spostati a Casale, al Bar Casale, a Sant'Ermete. Quindi venite al Bar Casale. però. Messaggio pubblicitario. A parte questo, no. Ma semplicemente perché abbiamo notato che la differenza è grossa. Dall'avere o non avere una sede vera. Purtroppo non ci se ne rende conto dell'importanza di una casa, chiamiamola proprio così, dove la squadra, i ragazzi si vedono tutti i giorni, tutto il giorno, oltre ai 3-4 allenamenti che possono essere, oltre a quello che può essere il campo, bellissimo, sì, la sede è bellissima. In Italia chi si può permettere di avere un campo suo dove all'interno hai un locale aperto tutto il giorno? Impossibile. Noi abbiamo un locale aperto 7 giorni su 7, dove fa sede la squadra, quindi noi ci troviamo e viviamo 24 ore al giorno assieme. La differenza è questa, purtroppo non esiste più, secondo me non esistono altre società che hanno questa fortuna, e quindi lo spingiamo a bestia, insomma. Campo da gioco, stiamo stringendo un accordo con il campo di Santa Giustina, quindi entriamo nel territorio di Sant'Arcangelo, come dicevo, e in vista di questo accordo stiamo lavorando sul settore giovanile che ancora non sappiamo se riusciremo a partire subito quest'anno, ma la strada è buona. Sul settore giovanile io qui non è che non voglio dire niente, però siccome è un accordo silenzioso fra noi, ma adesso lo facciamo anche pubblico, non che non me ne lavo le mani come Ponzio Pilato, però del settore giovanile se ne occupa Luca Scattolari, che sta nascosto in questo momento, fa il capitano della prima squadra. Ma che nascosto? Venga, venga pure il capitano Scattolari. Beh, venga capitano Scattolari, allora, questo sogno settore giovanile, ce la facciamo? Speriamo, ce la stiamo mettendo tutta. In teoria manca veramente poco, quindi speriamo che questo sia l'anno buono, perché è un sogno che abbiamo da sempre, da quando abbiamo creato la società, e speriamo di riuscire a realizzarlo quest'anno. Molto bene, vogliamo sentire anche gli altri ragazzi? Sentiamo il Morale, che ha promesso per la prossima stagione almeno 20 gol, è incredibile. Bomber Molari, di solito sono dichiarazioni che non si fa. Complimenti per il coraggio. Sì, è vero. Ci proviamo, daremo tutto quest'anno e speriamo sia una bella stagione. La stagione è bella adesso. Adesso sì. Adesso è bella. Va bene, qualcun altro che vuole fare qualche dichiarazione? Il vicepresidente, questo uomo che io non conosco. Una delle colonne importanti di calcio.basket, no? Per quanti anni? 14 anni di calcio.basket. Povero te che ci hai sopportato. Povero te che mi ha sopportato. No, come già detto in passato, noi l'anno scorso abbiamo fatto molto bene. L'obiettivo di quest'anno è quello di fare meglio dell'anno scorso e quindi ci stiamo adoperando per poter raggiungere questo obiettivo. Questo è quello che vogliamo fare noi quest'anno. Come parla bene il vicepresidente Davide Bernabei? Quasi paura, solo che meglio dell'anno scorso c'è poca roba, nel senso che siamo arrivati terzi, siamo usciti in semifinale playoff, quindi mister Nicolini, occhio, qui il vicepresidente ha parlato. E poi c'è una cosa, non è carinissima, però salutiamo un nostro giocatore, il nostro 10, dai Polve, così stasera sei contento, ha avuto un incidente, speriamo sia pronto per la preparazione, forse no, però è con noi, anche se non è che con noi, insomma. Lo vogliamo in stagione, lo vogliamo sì, di sicuro. Sì, sì, Polverini è stato Polverini, insomma. È vero, anche se insomma abbiamo il Bomber che ha promesso 20 gol, però insomma. Beh, a 23-22 aumentano. Esattamente, contiamo. Ah, beh, così allora ve li faccio anch'io 23 con allenamenti. Abbiamo un giovane. Presentati. Ah, sono Gioele Mattioli. Nuovo acquisto, non ufficiale. In che ruolo? Difensore.
È stato ufficializzato, è arrivato il comunicato, no? Ancora no? Quindi è una bomba di mercato, bomba di mercato! Va bene, premiamo, facciamo premiare al sindaco, visto che siete entrati nel comune di Sant'Arcangelo. Ecco qua, sindaco, avete una nuova società? Oh, questi, sono contentissima. Questi sono amici miei. Anche miei adesso. Tutto bene, no, siamo molto contenti, sono una società di giovani e per tantissime motivazioni diciamo che siamo contenti. Io sono di Sant'Ermete, quindi anche il bar e tutto, insomma. E quindi frequenta. Non a caso, noi arancioni e neri, noi tutti arancione, lei è nera, per dire. Fate pandan perfettamente. Ecco la consegna del premio, presidente, vicepresidente, capitano, ecco qua. La consegna del premio, l'anno prossimo cambieremo il nome, chiameremo il premio sport Alice Parma, lo chiameremo. Grazie, io ti ringrazio anzi perché insomma ti sei ritagliato questa serata, ma l'applauso adesso lo facciamo soprattutto all'Atletico Falco. Grazie ragazzi. E allora chiudiamo con le ultime due società. Abbiamo seguito un ordine casuale nell'allestimento delle premiazioni, non c'è nessun ordine di portata, come avrete capito. L'attesa dovrebbe essere finita ormai, in questi giorni si dovrebbe sapere, dovrebbe diventare ufficiale il ripescaggio in prima categoria, speriamo, dell'SD Virtus Poggio Berni, che chiamiamo intanto sul palco. Noi intanto, dopo l'ottimo campionato in seconda categoria, li premiamo, chiamiamo il presidente Wilmer Lapenta, chiamiamo anche il capitano Alessandro Pioli, se vuole raggiungerci anche qualcun altro dei ragazzi, dei dirigenti che sono presenti, giocatori, chi c'è Wilmer questa sera, chi è che non vuol venire qua? Ci sono i giocatori Stefano Ridolfi, Marco Grossi e Ciccio Casadei. Ecco, almeno li abbiamo nominati. Allora, innanzitutto buonasera. Quando si saprà questa? Quando si saprà? Ieri hanno chiuso le iscrizioni, secondo me ci vorranno ancora un paio di settimane per sapere, secondo me. Beh, allora ancora lunga. È ancora lunga, sì, ancora lunga. Però insomma siete fiduciosi? Siamo fiduciosi, però noi adesso ci siamo preparati nel miglior modo possibile. Se sarà anche ripescaggio siamo pronti, mancherà forse un paio di fuoriquota, però se sarà, perché naturalmente quelli lì ci vogliono da regolamento, però se sarà prima siamo pronti, se sarà seconda... Probabilmente non ci potremo nascondere, ecco, tra virgolette. Mi aspetto un campionato di vertice, però speriamo... Se seconda sicuro, insomma. Se prima, proveremo a salvarci un po' prima dell'ultima giornata, ecco. Via. I due obiettivi nei due casi li abbiamo già detti. Allora, raccontiamo quella che sarà, insomma, la prossima stagione, anche se è difficile, perché ovviamente con questa incertezza, giustamente il presidente dice, può essere o una stagione da altipiano, insomma, da classifica importante, oppure una stagione dove è importante, ecco, evitare gli ultimi gradini. Beh, la società si sta comunque muovendo al meglio, sia che sia prima, strutturando una squadra sicuramente all'altezza, perché noi stiamo ragionando, e penso anche la società, in un'ottica di prima categoria, e sicuramente se siamo in seconda l'obiettivo è chiaro, quello di vincere il campionato. Però noi speriamo nella prima, anche perché ce la siamo meritata sul campo e sicuramente ci confidiamo fino all'ultimo giorno, poi se non arriva... La prendiamo al prossimo anno. Presidente, qualche acquisto oppure squadra che ha vinto tanto, insomma, quest'anno non si cambia più o meno? No, diciamo che cambiamo poco, nel senso che il gruppo abbiamo confermato praticamente tutta la squadra dell'anno scorso, a parte un paio di ragazzi che per altri motivi hanno deciso di non rimanere nel gruppo. In settimana abbiamo ufficializzato 5 acquisti, negli ultimi proprio 2-3 giorni abbiamo preso i due fuoriquote in questo momento, che uno dal Verucchio e uno dalla Samorese, e basta, insomma, gli acquisti sono quelli che sono comparsi sui siti, diciamo, i soliti, insomma, sono quelli lì, insomma, non è che dobbiamo nascondere niente, insomma. Vabbè, ci mancherebbe. Allora, Chiara Ronca vi consegna il premio, al presidente, anche al capitano, foto di dito anche per voi, in bocca al lupo, io mi auguro, insomma, che dobbiate salvarvi, ecco, vi faccio questo augurio. In bocca al lupo alla Virtus Poggio Berni. Grazie per aver partecipato. Allora, chiudiamo con la società che qui al Domiziano è la società padrona di casa, perché il presidente è Andrea Vignali.
è una società che è pronta ad affrontare un campionato di seconda categoria da protagonista dopo aver chiuso quest'anno al terzo posto alle spalle proprio di Visnova Feltre, che abbiamo visto ha vinto il campionato molto bene, del Poggio Berne che abbiamo appena premiato. E allora chiamiamo l'USD Corpolo Calcio con il presidente Andrea Vignali, ma anche Bomber e capitano Ignazio D'Amato e anche gli altri ragazzi che ci vogliono raggiungere qui sul palco, perché chiudiamo proprio con la società che ci ha in un certo senso ospitato con il suo presidente questa sera, e quindi ci sembra la chiusura più giusta per questa serata. Ecco qua, bentrovati. Presidente, buonasera, buonasera Ignazio, mi sembra di averti già visto, buonasera, buonasera. Allora Presidente, mentre arrivano i ragazzi, buonasera ragazzi, benvenuti, benvenuti tutti i ragazzi che vedremo in campo. Abbiamo anche il direttore, abbiamo ragazzi che vedremo in campo, ragazzi che vedremo in campo. Ragazzi che vedremo in campo, Ignazio D'Amato che sta facendo, stiamo seguendo la sua riabilitazione su Facebook, passo dopo passo, è lì che ci fa vedere come scarpina lì nella bassa marea la mattina. E allora, ecco qua ragazzi, Presidente, allora raccontiamo un po' questa stagione e l'obiettivo soprattutto per la prossima, perché io ho detto attesi da una stagione da protagonisti. Beh, sicuramente la stagione passata è stata una stagione per noi ottima, l'obiettivo era quello di arrivare ai play-off, ci siamo arrivati e siamo arrivati terzi, quindi penso che meglio di così non si possa fare. Quest'anno cerchiamo comunque il direttore sportivo ha cercato di fare una squadra giovane per poi puntare sul futuro, e sono convinto che si possa far bene anche quest'anno. Speriamo di arrivare agli obiettivi di l'anno scorso e, se c'è la possibilità, di far meglio. Quindi io ci credo, perché comunque i ragazzi sono molto motivati, ci parlavo anche prima, li vedo molto entusiasti, quindi speriamo di far bene, quello è importante. Perfetto, qui abbiamo tutti i giocatori, ovviamente abbiamo anche la parte anche della l'altra componente no? Dirigenziale, non so se andiamo a sentire così, giusto perché sta parlando con Chiara Ronca, giusto per disturbarlo. Che cosa? Fammi un passo più verso il centro. Allora, pronti insomma quest'annata da protagonisti, ha detto il Presidente? Pronti, siamo tutti già preparati, prontissimi, e aspettiamo l'inizio del campionato. Molto bene, molto bene. Allora andiamo anche a presentare i ragazzi, li facciamo presentare. Allora. Andrea Borghesi. Ruolo? Difensore. Luca Calbucci, centrocampista. Baccaioco, attaccante. Ciclamini Stefano, attaccante. Pompili, centrocampista. Biondi, centrocampista. Nanni, centrocampista. Garattoni, difensore. Ok, abbiamo lui anche. De Vita Stefano, centrocampista. Semprini Gianni, difensore. Difensore, perfetto. Gnagna, dove fini? Ah, ecco, Ignazio D'Amato, difensore, no? Ma che cosa dice? Allora, ecco qua il presidente, chiamiamo sempre Alice Parma, che così finiamo proprio la serata con il sindaco di Sant'Arcangelo. Volevo ringraziare, prima della premiazione volevo ringraziarvi a tutti di essere qui presenti. Mi auguro che il prossimo anno sia ancora una serata così numerosa come tutti gli altri anni. Grazie, mi auguro che la serata sia stata piacevole e il mangiare ottimo. Grazie veramente a tutti. Grazie. Allora, Alice Parma consegna il premio al presidente Vignali. Sì, sia premiato il nostro capitano, che è Gnagna. Beh, sì, e del resto chi altri potrebbe essere se non Ignazio D'Amato. Ecco qua la premiazione per il Corpolo Calcio. Con questa premiazione, anche con le parole del padrone di casa Andrea Vignali, chiudiamo la serata. Grazie ragazzi, grazie al sindaco Alice Parma, facciamo un applauso al sindaco di Sant'Arcangelo, e al di là delle battute è stata davvero splendida nell'assisterci praticamente per tutta la serata. Voglio al mio fianco un'altra splendida donna, che è Chiara Ronca, che è qui. Ecco qua, grazie Chiara. Grazie a te Roberto, complimenti. Grazie, grazie a tutti voi per aver partecipato, grazie a Giuseppe Colonna anche per la fotogallery, Cristian Carabini anche per l'assistenza anche nell'invitare alcune società, a tutti voi presenti, grazie da parte mia e da parte di Icaro Sport. Appuntamento con il... Sì? Applauso a Bonfantini!
Anche la medaglia, grazie al Golden Club Rimini. Grazie a tutti, appuntamento, dicevo, con il premio Sport Varmarecchia al 2017. Buon proseguimento di serata, grazie a tutti.